molto contento, come ho detto, che Genova sia stata scelta per il G20, per la conferenza sulle High Level Infrastructure, perché noi abbiamo un'esperienza, abbiamo dimostrato che da città della tragedia siamo tornati ad essere la città della ricostruzione e quindi abbiamo fatto un buon lavoro. Ora il nostro modello sarà discusso qui, sono molto orgoglioso di questo e tutta la parte, i ministri hanno già detto chiaro e tondo quanto è importante avere le amministrazioni locali che si occupino dell'infrastruttura, perché l'infrastruttura non può essere fatta centralmente, deve avere ovviamente una esecuzione locale. E quindi siamo assolutamente allineati con quello che i ministri hanno detto e con quello che sarà il futuro. Oltretutto, se ci fate caso, abbiamo anche parlato col ministro per quanto riguarda tutta la gestione delle opere infrastrutturali che saranno fatte a Genova di qui nei prossimi 5 anni. C'è veramente un disegno globale che ci porta ad avere una grande città, una città con significato e con l'importanza europea che noi vogliamo che Genova sia. Abbiamo messo 2 punti chiave che io penso debbano essere discussi. Il primo riguarda la manutenzione e soprattutto la manutenzione proattiva, che vuol dire fare la manutenzione prima che qualunque cosa succeda attraverso la tecnologia e le infrastrutture digitali, come ad esempio è stato fatto col Ponte San Giorgio. E poi l'attenzione all'ambiente, perché le infrastrutture servono. Ovviamente noi dobbiamo far viaggiare beni, persone e dati nella maniera più veloce possibile e più efficiente possibile. Però bisogna rispettare l'ambiente e si può fare rispettando l'ambiente, cioè con attenzione all'ambiente e soprattutto con attenzione alla decarbonizzazione, come ha detto il ministro Cingolani. La cosa si può fare, dobbiamo ovviamente lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Questo è l'impegno di tutte le amministrazioni e di tutti i cittadini. È stata una scelta più che opportuna quella di Genova da parte del governo italiano per questo G20. Genova è una città simbolica della fragilità delle infrastrutture dell'Italia, della nostra regione e più in generale del nostro continente, e anche delle opportunità che dietro le infrastrutture ci sono. La ricostruzione in 2 anni di un ponte importante crollato è stato, diciamo, il peggio e il meglio di quello che il mondo delle infrastrutture può dare. Le opportunità che in questa regione si sommano nei prossimi anni, basti pensare al Terzo Valico, alla grande diga, a tutto quello che è in progettazione e in costruzione, segna il benchmark del futuro delle infrastrutture. Abbiamo avuto anche modo di visitare la collina di Erzelli con il ministro Franco. Come sapete, la regione sta coordinando un progetto su quella collina che mette insieme la nuova università di ingegneria, il polo dell'IT, il nuovo ospedale del Ponente, tutte le aziende che vi lavorano, Liguria Digitale, per creare il primo IRCS di indirizzo tecnologico che mette insieme le infrastrutture, il fattore umano e la sinergia che più discipline possono mettere, quello che abbiamo già illustrato al ministro Gelmini, consegnato come accordo di programma, abbiamo illustrato oggi al ministro Franco con cui ne abbiamo già parlato. Ritengo che questa giornata sia utile anche per concludere, diciamo, gli ultimi progetti che riguardano il PNRR.